cari amiche, siamo qua per una nuova puntata del casting con l'amica Valeria. Ciao Valeria. Ciao Lara. Allora, Valeria ci vuole presentare delle roselline fatte con il mousgummi, con la gomma crepa, mousgummi, gomma crepa, gomma eva, fumi, si chiama in 1200 modi questo prodotto. Mousse. È la gomma modellabile, io la chiamo mousgummi perché così capite bene di che cosa si tratta. Allora, che cosa serve? Allora, intanto serve un foglio di gomma del colore che uno desidera. Noi vogliamo rifare oggi la rosellina come gialla. Questa gialla, per cui abbiamo preso la gomma gialla. Io me la sono già pretagliata, ho tagliato dei quadrati un po' a occhio. L'importante è che siano più grandi di questo che è lo stampo che andremo a usare. Quindi serve uno stampo per fare questa rosellina. Esattamente. Quindi più o meno a occhio ho posizionato lo stampo e ho tagliato dei quadrati. Però più grande. Sempre più grandi. Ok. Come funziona lo stampo? Lo stampo ovviamente ha una parte positiva e una parte negativa. Noi adesso andremo a lavorare con il mousgummi tutto dello stesso colore perché è uguale sopra e sotto. Se invece usiamo quello glitterato oppure a motivi, dobbiamo tenere conto del verso in cui lo vogliamo mettere. Per aiutarci nel riposizionamento dello stampo, della mascherina, hanno fatto queste due bolline che non vengono utilizzati poi, non rimangono sulla rosellina, ma sono semplicemente la guida perché se lo mettiamo in altre posizioni. Allora, fammi vedere bene, allora questo pallino qua andrà abbinato a questo pallino qua esattamente. Sotto. Esattamente. Allora chiude perfettamente. Chiude perfettamente. Allora io direi che possiamo provare a vedere cosa bisogna fare. Si prende il primo quadratino di gomma e lo si va a scaldare sul ferro da stiro. Io lo appoggio qua sulla piastra. Vedo che tu l'hai messo proprio sul ferro girato nella scatola per gonfiarlo. Lascio che si scaldi molto bene, intanto nel frattempo mi preparo il mio stampo in modo da essere molto veloce in questa operazione. Quindi deve essere un'operazione veloce? Sì, molto veloce perché la gomma così come si scalda in fretta si raffredda anche in fretta. Tempo noi dobbiamo riuscire a farle prendere la forma. Quindi lo andrò a posizionare sulla parte concava del nostro stampo, quindi molto veloce. Questo è il procedimento, chiudo subito e premo una leggera pressione, qualche istante, intanto si sente con le dita quando è già raffreddato, ormai è pronto. Facciamo un altro colpettino. Quindi bisogna un po' premere. Io di solito cerco di premere anche queste parti centrali perché non è detto sull'esterno che viene sempre molto bene. L'interno a volte ha bisogno di un aiutino. Ok, ecco com'è rimasto la nostra rosa. Sono 4 petali per fare la nostra rosa. Sì. Per fare una rosa di questa dimensione, di questa grandezza, ho usato 4 stampini, quindi infatti mi sono tagliata 4 foglie. Quindi allora, questo è il primo. Andiamo a scaldare velocemente. Sempre tutti uguali? In che senso tutti uguali? Cioè, tutti sempre dalla parte concava? Sì, tanto qui è lo stesso senso, perché è lo stesso colore da ambo i lati, quindi li facciamo tutti nello stesso senso. Mi preparo sempre col mio stampino in modo da non sbagliarmi. Questo va ritagliato? Dopo sì. Posso ritagliarlo io nel frattempo allora, per velocizzare? Perfetto, quello lì me lo ritagli esattamente lungo allora, i bordi. Ti lascio finire e ne fai poi vedere uno. Ma detto, ti spiego come fare. Sì. Vai dall'altro lato, giralo, perfetto. Tagli lungo le verticali, le diagonali, tagliando anche un po' all'interno. Qua? Ecco, perfetto. Taglio fino qui? Tagli fino lì, idem da questo lato. Parti prima facendo le 4 diagonali. Quindi taglio così. Esatto, un po' di abbondanza. Questo permette al petalo, che è chiuso fino qua, di avere un pochino più di mobilità. Ho capito. Hai capito? E si può lavorare meglio così. Esatto. E poi taglio. Vai a ritagliare attorno. Lungo il bordo esterno. E questo è il secondo. Esatto, faremo 2 e li taglieremo lungo il bordo perfettamente esterno, quindi lungo questo bordo. Così come sto facendo. E come sta facendo Lara, esattamente. Gli altri 2 invece andremo a tagliare un pochino più all'interno, che li useremo per fare i boccioli. Ah, esattamente, perché vuole meglio, se è un po' più piccino, aiuta. Certo che sì. Io delle volte che taglio un po' velocemente la gomma mi scappa un po' cortina, per questo che vi ho fatto fare la
fatta un po' abbondante, perché così c'è il margine per poter lavorare. Certo. Ogni tanto vado un pochino a occhio, sono un po' stretta, un po' parsimoniosa, certo, e allora ne taglio via un pezzettino. Quelle sono sicuramente quelle che uso, okay, per i boccioli. Sì, vedi, perché così non si butta niente. Ah, no, 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 no. Sai che io so che, diciamo, tu, Lara, che sei sempre molto... una regola anche della nostra trasmissione, che il riciclo, anche il se riuso viene male, e il recupero bisogna sempre, sempre farlo. Ecco qua, andiamo a tagliare il tutto. Quindi 4 ne servono. 4 per la rosa grande. Andiamo a fare il quarto petalo, l'ultimo nostro petalo. Quindi si va sempre a scaldare. Esatto. I petali sono 4 perché già con 4 viene una bellissima rosa, certo, ma con questo non significa che non si possano fare più di 4, se ne possono fare anche meno 5. Meno di 4 no, sì, però. Sì, meno di 4 viene diventa veramente piccolina. Piccolina. Ecco qua, questo te l'ho tagliato. Procedo a tagliarne un altro uguale, giusto? Sì, esatto. Allora, rivediamo che questo è l'ultimo, oh, vai giù, e proprio devi schiacciare anche schiacciare la parte interna. Sì. Poi ho notato che più si riesce ad avere un mosgumi sottile e vengono ancora meglio. Se è un pochino, sì, più spesso, bisogna stare qui un pochino e metterci un pochino più di beh, peso, un pochino di pressione. Questo prodotto ce n'è in commercio tanto, diciamo, sì, che sì, non tutto è buonissimo, però insomma, certo, si trova una buona qualità ormai anche in Italia. Esatto. Ecco qua. Benissimo. Allora, fatto anche l'ultimo, sono diventati perfetti. E io sto ritagliando, allora vai avanti pure tu a tagliare. Sì. Allora, siamo al secondo petalino. Sì. Abbiamo detto che prima si tagliano perfetto anche un po' per aprire qua i petali tra di loro, ok? Esatto. E poi i primi due si tagliano a contorno, mentre gli altri due mi dicevi che si tagliano un po' più piccoli. Più piccoli. E adesso andiamo a vedere quanto vuol dire un po' più piccoli. Io sono curiosa per sapere se questo stampino funziona anche per modellare certi tipi di carta. Ah, adesso lo proveremo. Per me sì, perché sì, le rose in gomma sono sicuramente molto belle, sembrano veramente vere, però usare anche sempre lo stampino per me toglie un po' la creatività, un pochino. Certo, un pochino, però ti dico che puoi inventarci veramente tantissimi usi, perché sì, adesso la rosa va bene, è un fiore, il principe classico, esatto, sì, dei fiori, ok. Però l'ho usata anche, non te l'ho portato, ma te lo racconto cosa ho, sì, fatto. Ho preso una ghirlanda di luci di quelle natalizie. Tra, okay, le ho scelte proprio ad hoc quelle che hanno le batterie, così non, sì, ho fili in giro, e mi sono fatta le roselline belle grandi con il bocciolino non così stretto e le ho infilate nelle lucettine. Come sì, è un simpaticissimo centrotavola che puoi usare, certo, se le fai rosse per le decorazioni natalizie oppure anche per, sì, diciamo, qualsiasi sono, tipo di decorazione, sono, insomma, tecniche che poi cambiando il colore, sì, vanno sempre bene. Natale, Pasqua, anche primavera, perché la rosa va sempre bene. Così via. Esatto. Sono curiosa di vedere. Allora, questa, per come i petalini interni, sì, li facciamo ancora un pochino più lunghi. Più lunghi. Ci portiamo quasi un verso po' al più centro. Al centro, perché essendo un bocciolo piccolino abbiamo, sì, bisogno di molto spazio per arrivare a piegarlo bene. Allora, io il primo, quello, sì, più interno, lo taglio proprio quasi in quasi cima alla metà, crestina. Esatto, quasi a metà in cima alla crestina. Mantengo un pochino il senso della rotondità. Della rotondità, perché mi aiuta poi. Certo. Ecco. E così. Se ne viene uno bruttino, non vi preoccupate, si recupera tutto, poi si vedrà molto poco questo, certo, interno. È tutto piegato su se stesso. E poi si ritaglia tutto per bene. Voilà. Ecco qua. Beh, devo dire che comunque è molto veloce anche da, sì, da tagliare, è morbido, non crea nessun tipo di problema. Lo potete fare anche coi bimbi. Sì. Un po' ecco, di attenzione magari, con le, ecco, forbici. Con le forbici, ma soprattutto anche per il ferro. Quindi bimbi che ci seguite, questi lavoretti di creatività insieme alle mamme sono sempre belli, ma insieme alla mamma, alla nonna, alla zia, non mettetevi a fare da soli questi lavoretti dove si usa soprattutto il caldo del ferro da stiro. Allora, ecco qua, ti tolgo questa, io sì, i pezzi. Sì, toglimela, ma la teniamo comunque. Perché si recupera anche questo, vero, sì, Valeria? Sì, possiamo recuperarlo. Andiamo a tagliare. Non tutto. Andiamo a tagliare. Questo il qui lo consideriamo come secondo petalo che inseriremo. Sì. Quindi lì ci facciamo il bocciolo più piccolo. Più piccolo. Quindi questo qui vado proprio un pochino. Un pochino più grande. Esatto, un pochino, okay, più grande. Sto un pochino più scarsa del segno, della marcatura che avrebbe. Perfetto. Ecco qua.
e lo vai a ritagliare per bene. Esatto. Proprio veloce. Eh sì. E poi è molto lunga da, no, no, da abbinare, ok? No. Abbiamo ancora qualche minuto, quindi in velocità andiamo a... Allora, ti chiedo di prendere due o tre pezzettini e di fare una specie di pallottina. Una pallottina così? Sì, una bella pallottina. Proprio, la vado un po' anche a ruotare in questo modo. Così sta fermina, perfetto, bravissima. Allora, ci spostiamo lo stampo che adesso non serve più. Avevamo il nostro centrale. Gli faccio... quello che è il più piccolo. Esatto, il più piccolo. Okay. Lo spingo all'interno. Sì. Questa qui. Un po' di un colla. Un goccino di colla. Ecco qui. Voilà. E gliela vado a... mettere all'interno. Esatto, schiacciare all'interno. Non importa come... Attenzione alla punta della colla. Sì, no, non mi scotto. Mi scotto solo quando sono in diretta. Okay. E quando la uso io. Allora, più o meno questo qui ci serve semplicemente per dare tono, corposità alla nostra rosellina. Poi dopo, con rapidità, metto un goccio su ogni puntino del mio petalo. Prendo il petalo opposto, lo giro all'interno. Sì. Ahia, mi sono bruciata io. Succede. E chiudo. E lo vai a incastrare. Con l'altro. Che ecco, non ce l'ho preso molto bene. Ecco, adesso vediamo se ci arriva. Aspettiamo un attimo che asciughi. Si attacchi. Non sono arrivata molto pari. Vabbè, ma adesso... E poi questi due. E poi dopo. Allora te lo tengo io intanto che tu vai a mettere l'altra colla. Facciamo degli incroci voglio magici. Voglio vedere di non beccarti. Se mi scotta piango. Ma no. Lascia ecco che qua. Faccio metà. E vai a attaccare l'altro petalo. Esatto. E poi l'altro ancora. Diciamo che questa è la parte più difficile. Certo. È più difficile perché bisogna anche avere un po' di pazienza per che lasciarla attaccare. Perché comunque attaccare. La colla, cioè non è proprio così immediatissima. Ok, intanto che lo mettiamo a favore di camera. Avete visto che questo qua è già il bocciolino? Esatto, e adesso... potrebbe essere già bello così. E adesso andiamo facciamo. A prendere il primo che avevamo deciso di utilizzare. Quello leggermente più grandicello. Esatto, un po' di colla al centro. Sì, non si schiaccia però. No, non questo... importa, scende da solo questo. Sì. Prendo una collettina perché già sento che sta finendo. La colla serve sempre. Poi con il petalo intero vado sempre a montarli sfalsati. Certo. Appena lo prendo su con il calore della colla mi aiuta a modellare con la mano la nostra rosellina. Okay. E poi gli altri sopra esattamente con lo stesso identico principio. Ok. Quindi e ci sta già abbastanza così o bisogna mettere un pochino di guarda, colla? Sì, guarda, io un pochino di colla nei primi la metto sempre, sì. Quindi un puntino. Certo. E chiudo. Un puntino. E chiudi dopo proprio per tenerlo vicino. I fili li togliamo dopo. Sì, vanno fatti. E poi l'ultimi giri di... Beh, sì. è molto semplice, devo un dire. Un puntino e chiudo. Sì. Ok. E l'ultimo puntino, aspetta che glielo mettiamo. Sì? Attenta okay. Lara che appoggio lì. Non voglio okay. bruciarti. No. Ecco e qua. E lo mettiamo nell'altro. Esatto, intanto me la tengo un pochino comodamente così e lo vado a... Quindi si vanno a rigirare. Beh, allora, mentre tu finisci, che abbiamo visto come si realizza, guardiamo bene la rosa che hai terminato. Devo dire che è veramente molto bella e anche soprattutto molto pulita. Quando poi è tutta montata si riaprono un pochino i petali, si tolgono i fili e anche la parte del retro è pulitissima. In questa rossa addirittura hai messo anche le foglioline. Beh, devo dire Valeria che ci stai facendo vedere un'idea sicuramente simpatica che molte delle nostre amiche sapranno già fare perché di queste roselline ne abbiamo viste veramente tante, ma magari si sono persi qualche passaggio che tu oggi nel tuo casting ci hai voluto presentare. Bene. Ti ringrazio tantissimo, ricordo che potete vedere tutti i video di Mani di Lara e votare le puntate dei casting sul portale creareinsieme.it e potete sempre seguire le puntate di Mani di Lara su TRC e guardarci anche in streaming sul web. Un saluto, ciao care amiche. Ciao.